Garantire maggiore sicurezza ai cittadini e contrastare ogni forma di illegalità. Questo è l'obiettivo dell'operazione Periferie Sicure, svolta dal Comando Provinciale dei Carabinieri dell'Aquila dal 15 al 20 gennaio. I servizi straordinari di controllo del territorio hanno interessato la criminalità predatoria, in particolare per il contrasto ai furti, ma anche lo spaccio di sostanze stupefacenti, la sicurezza stradale e le violazioni in ambito commerciale, legate alla vendita di prodotti contraffatti. Nella settimana appena trascorsa, i militari hanno sottoposto a verifiche amministrative bar, sale giochi, pub e locali di intrattenimento interessati dalla movida. Sono stati controllati anche numerosi pregiudicati e persone colpite da misure di prevenzione personale, sottoposte domiciliari o in stato di detenzione domiciliare. Le attività sono state condotte principalmente nelle fasce pomeridiane, serali e notturni, con l'impiego di pattuglie delle stazioni carabinieri, dei nuclei operativi delle compagnie e ha visto anche l'impiego del personale del nucleo investigativo del comando provinciale e dei rinforzi della compagnia di intervento operativo dell'ottavo reggimento Lazio, del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro dell'Aquila, del NAS di Pescara, delle unità cinofili del nucleo cinofili di Chieti. Le verifiche sono state prevalentemente condotte nei territori delle compagnie carabinieri dell'Aquila, Vezzana e Sulmona. Sono stati complessivamente impiegati 138 militari, con l'utilizzo di 63 mezzi, in totale identificati 303 soggetti, mentre 188 i veicoli controllati, dei quali 3 sottoposti a sequestro, 4 le persone arrestate e 22 denunciate in stato di libertà. Sequestrati complessivamente circa 500 grammi di hashish, oltre 62 di cocaina. Inoltre sono state effettuate 13 perquisizioni personali, 6 perquisizioni veicolari, 9 domiciliari. È stata sequestrata un'arma bianca. Infine sono 28 gli esercizi pubblici controllati, di cui 2 contravvenzionati, per un totale di 9 contravvenzioni contestate.